Negli ultimi 22 anni Ginevra ospita il Festival del Film, forum internazionale sui diritti umani a marzo, in collaborazione con il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Questa rassegna mette insieme dibattiti e film con artisti e attivisti di fama internazionale che vengono a incontrare il pubblico e a presentare le loro opere. Quest'anno Angela Davis, attivista del movimento afroamericano statunitense, è stata ospite d'onore. Young people are always in the forefront of struggles, and I'm very excited about movements all over the world, here in Europe, but also in the Middle East and Africa, and particularly in response to the Israeli war on Gaza. Da Gaza arriva Life is Beautiful di Mohamed Jalabi, che racconta le prove e le tribolazioni di un regista incapace di tornare a vedere la sua famiglia a Gaza e bloccato in Norvegia. Il film ha vinto il premio Sergio de Vieira de Melo per il miglior documentario. Il regista è salito sul palco ancora scioccato dalla notizia della morte del suo amico, direttore della fotografia. In corsa per il premio Best Drama, il film russo La gabbia è alla ricerca di un uccello. Natürlich das Bild, was die russische Propaganda seit dem russisch-tschetschenischen Krieg aufgebaut hat, der tschetschenische Terrorist, dieser auf russisch gesagte Bojevik, und das war immer so diese Klischee oder diese, was man im Zusammenhang mit Tschetschenien sozusagen immer so benutzt hat, und ich wollte das natürlich auch brechen. Il film ci porta in Cecenia, un territorio praticamente invisibile al cinema, con le vite di giovani ragazze che esitano tra la gabbia e la libertà di volare. Il festival si è tenuto a Ginevra dall'8 al 17 marzo.